Cecilia Rodriguez ha preoccupato i fan per dei problemi di salute. Scopriamo cosa è successo. La sorella minore di Belen ha scritto un messaggio agli estimatori, spiegando di non essere stata molto bene per delle problematiche legate al suo stato di benessere. Ciao ragazzi, come avrete saputo sono stata poco bene negli ultimi giorni, ha esordito la fidanzata di Ignazio Moser. Poi la baby Rodriguez ha voluto tranquillizzare tutti, specificando, niente di grave, ha infatti proseguito meno, non vi preoccupate, ma in questo periodo sono stata molto impegnata e probabilmente il mio corpo mi ha voluto dire di rallentare un pochino. Evidentemente la combo stress-lavoro, non deve averle affatto giovato. A questo punto Cece ha bisogno di una pausa per riposarsi e ricaricare le pile un poco lontana dai soliti impegni di sempre che la costringono ad andare di fretta e sforzare mente e corpo. Cecilia Rodriguez sta male, ecco cosa è successo. Mi scuso, ha poi concluso Cecilia Rodriguez, con tutte le persone che si sono impegnate per realizzare l'evento KL di ieri e che mi aspettavano all'evento di stasera, ma purtroppo la salute per me arriva prima di tutto, quindi non ho potuto fare altrimenti. Spero che capirete e spero di vedervi presto in altre occasioni. Questo messaggio è comparso in una Instagram Stories, facendo preoccupare molto gli estimatori. La showgirl argentina infatti, avrebbe dovuto presenziare ad un evento ma, per colpa di un lieve malore ha dovuto rimandare. Proprio meno di una settimana fa, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno festeggiato il primo anno di amore. Tu sei la cosa più bella che mi sia capitata in questa vita. Grazie Ignazio Moser cancelletto un anno di noia, ha scritto lei su Instagram. Anche l'ex ciclista, dopo averle preparato una bella sorpresa per l'anniversario, ha voluto commentare con una fotografia, la cosa più bella del mondo sei tu. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.